Ciao a tutti, siamo su Battlefield 4. Il gameplay di sottofondo è stato registrato con la collaborazione di Call of Duty e Gigafra, che ringrazio. Allora, questo video sarà incentrato sulle novità, sia per quanto riguarda me personalmente, sia riguardanti il gioco stesso di Battlefield 4. Partiamo da quelle personali. Ho deciso da, diciamo, 2-3 settimane di trasformarmi in un PC gamer. Avete capito bene, ho ordinato un PC su Amazon da gaming, un PC molto buono con scheda grafica potente, processore altrettanto potente. Ovviamente mi sono fatto consigliare da un amico di mio fratello che era anche molto esperto. Diciamo che quando vedrete il video ovviamente mi sarà già arrivato, è tardato qualche giorno perché ho dovuto installare il sistema operativo, antivirus e cose del genere. Ovviamente su PS3 adesso Battlefield 4 non ci giocherò mai più. No, ovviamente scherzo. Giocherò solo per fare qualche rimpatriata con gli amici che ho conosciuto qui su, diciamo, sul PlayStation Network. Spero di riuscire a fare bellissimi video sul PC, di avere una grafica super ultra mega power, anche perché la scheda grafica, come ho detto, è molto ma molto buona. Ora passiamo invece alle novità riguardanti a Battlefield 4 che la DICE ha rilasciato. Partiamo dal mese di ringraziamento che la DICE ha voluto regalarci, diciamo, come appassionati di questo grandissimo bel titolo. Allora, che cosa verrà in questo mese? In ogni giorno che noi entreremo nel gioco di Battlefield 4 ci verrà regalato un pacchetto battaglia. Dal lunedì al venerdì il pacchetto battaglia sarà bronzo e durante il weekend invece sarà argento. Che cosa conterranno questi pacchetti battaglia? Il solito, plus mimetiche, diciamo gli emblemi, quelli per fare il simbolo del battle log, penso. In un weekend di questo mese di ringraziamento, che sarà per tutto febbraio, i primi proprio di marzo, dovrebbe finire verso il 5 e il 6 di marzo, la DICE ha annunciato che ci sarà un weekend di XP doppi, di punti esperienza doppi per tutti i giocatori di Battlefield 4. Ovviamente quelli premium avranno un weekend aggiuntivo per i punti esperienza doppi, perché sennò sarebbe veramente una fregatura. È stata rilasciata poi una patch, almeno per quanto riguarda qui su PS3, di 400-500 MB, che andava, mi sa, a bilanciare alcune cose riguardanti il geniere, i razzi, ad esempio quelli che si agganciavano automaticamente nelle vicinanze di un veicolo dovranno essere sparati molto più vicini, bisogna essere molto più abili a calcolare la traiettoria in cui dove spareremo noi il razzo. Poi altre cose, credo che le mine avranno, diciamo, un minore effetto, diciamo che andavano a bilanciare alcune cose che erano ritenute veramente ultra power, soprattutto le artiglierie mobili, ad esempio il cannone da 20 mm è stato ridimensionato e diciamo che la velocità del proiettile è stata diminuita ed è stata uguagliata a quello del 30 mm che viaggiava ovviamente a una velocità minore. Altre novità e bilanciamenti riguardano, diciamo, gli elicotteri d'attacco, che in Battlefield 4 avevano una potenza veramente, diciamo, molto ridotta, erano eguagliati dagli elicotteri che non mi ricordo come si chiamano, tipo ZV-11, una roba del genere, Little Bird per quanto riguarda quelli americani. Inoltre questa patch ha inserito le nuove armi riguardanti l'espansione Second Assault, mi riferisco, mi sa, all'Asval,
Poi c'è un'altra arma da cecchino che si chiama Gold, che ovviamente non sono ancora sbloccabili perché avverranno tramite assegnazione quando e se avrete l'espansione Second Assault. Sono state inserite nuove mimetiche e una cosa che mi piacerebbe molto che facessero, che introducessero nella classe del cecchino, che qui su Battlefield 4 è stata molto, diciamo, cambiata rispetto a Battlefield 3, cioè cambiata in senso positivo, secondo me. Mi piacerebbe che introducessero il Ghillie. Che cos'è il Ghillie? Come vedete nella foto è una mimetica particolare per la classe del cecchino, magari attivabile tramite, come se fosse un gadget, al posto ad esempio, che ne so, del C4, del PLD. Magari introdurre questo nuovo gadget che magari non fosse riconoscibile dai visori termici, dal PLD stesso o dai visori termici degli elicotteri, carri armati e così via. Un bilanciamento che avevo già fatto notare sul video della classe del cecchino, e che mi piacerebbe molto che facessero, che bilanciassero l'M98B eguagliandolo all'SRR61, cosa che non so se ovviamente non faranno mai. Ad esempio, una cosa che ho notato, che secondo me è anche carina, in questa patch, come vedete dal gameplay stesso, nelle armi sono presenti gli emblemi che abbiamo creato sul Battlelog, gli emblemi personali. Nel mio caso ho rifatto la faccina sorridente con lo sfondo bianco di Johnny il Rosso, faccina che mi accompagnava sempre nei gameplay di GTA V, che ho voluto ricreare anche qui su Battlefield 4. Infatti, prima di questa patch, l'emblema non era presente quasi mai sull'arma del nostro soldato e neanche sui veicoli. Non so se era dovuto a un bug o una connessione scarsa, ping altissimi riguardanti i server. Non sapevo se era un problema soltanto per PS3, infatti guardando i gameplay di YouTuber che giocavano su PC, nel loro caso era presente, perciò pensavo che fosse un problema soltanto della PS3. Questo problema sembra risolto, è una cosa che a me piace molto, vedere la mia bella faccia sul fucile. Che altro dire? Ovviamente sul PC l'esperienza qui sul mondo di Battlefield 4 cambierà, sarà tutta un'altra cosa, perché ovviamente la grafica sarà veramente molto molto diversa qui che su PS3. Infatti qui su PS3 c'erano dei cali di frame assurdi, ad esempio in Operazione Prigione, quando c'era qualche esplosione andava tutto a scatti, era impossibile giocare. Niente, io direi di concludere qui il video. Ci vediamo alla prossima. Ciao belli.